La Toscana protagonista mondiale della pallavolo con il girone A del campionato mondiale di volley maschile che dal 12 al 18 settembre sarà in campo al Mandela Forum di Firenze. Il pool A del campionato è stato presentato in regione. Insieme agli azzurri vedrà sfidarsi le squadre di Argentina, Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana. Il campionato è organizzato da Italia e Bulgaria e già per le date fiorentine è assalto al botteghino. Tanti nostri ragazzi hanno la possibilità e avranno la possibilità di vedere i grandi campioni del mondo giocare nella nostra città. Quindi davvero un bellissimo evento che ci auguriamo abbia il successo che merita e che già sembra che avrà. Quattro le fasi della competizione che per la terza volta dopo il 1978 e il 2010 si svolge in Italia. Le prime due si svolgeranno sia in Italia che in Bulgaria, mentre le ultime due, semifinali e finali, si disputeranno a Torino. È una grossa soddisfazione perché questa volta, con il rispetto al Mondiale del 2010, avremo la nazionale italiana. Infatti già si può dire che tutte le gare dell'Italia vanno verso l'esaurito, già l'Italia-Argentina è sold out. Firenze è stata anche sede del sorteggio dell'edizione 2018 dei campionati del mondo di volley e ora c'è interesse che le manifestazioni sportive siano sempre più al centro dell'attenzione anche delle istituzioni. Io penso sempre di più che il movimento sportivo debba essere al centro delle varie politiche. Ci impegniamo come Comitato Olimpico rappresentanti di questa regione, lo facciamo ancora di più a livello nazionale con la presidenza Malagò, credo che sia sotto gli occhi di tutti il cambio di passo degli ultimi anni. Certo è sempre più complicato e sempre più difficile. Auspichiamo anche naturalmente che ci sia un incentivo, un sostegno forte da parte del governo nazionale. Prima di tutto deve essere costituito un governo nazionale. Qui siamo, per quanto mi riguarda, fortunati, perché devo dire che la regione sotto questo punto di vista ci ha sempre dato grande supporto e grande aiuto. La partita di apertura con il Giappone è in programma al Foro Italico di Roma il 9 settembre, poi la sfida si sposterà a Firenze.